E ora il Cerignola fa veramente sul serio. Vince anche a Messina, colleziona il terzo successo consecutivo nel campionato di Serie C. Comincia, insomma, nel migliore dei modi, sia il girone di ritorno che il 2024 agonistico degli Ofantini, capaci di espugnare un domicilio sempre complicato come il San Filippo Franco Scoglio, con una prova di enorme temperamento. Gara sicuramente facilitata dall'espulsione nel primo tempo dell'ex Fidelis Andria Ortisi. Il collettivo di Vantisci l'ha sbloccata in apertura di ripresa con il solito malcore e non si è disunito anche quando i siciliani hanno trovato l'immediato aggancio, e nel finale è arrivata la stoccata decisiva di D'Andrea. La squadra è stata veramente brava nell'arco dei 95 minuti a non perdere mai la testa, nonostante anche il loro pareggio. Il fatto di essere stati lucidi nel volerla portare a casa e avere quella reazione per motivo di grande soddisfazione, quindi credo che portiamo a casa una vittoria non assolutamente scontata. Vero è che loro hanno giocato in 10 per 60 minuti, ma spesso sapete benissimo che non è così scontato giocare contro le squadre che sono in inferiorità numerica, perché ti possono creare problemi nelle ripartenze. Invece, sotto questo punto di vista, tranne nella situazione purtroppo anche poco fortunata del pareggio, i ragazzi sono stati veramente bravi. Per la prima volta dal ritorno in Serie C il Cerignola riesce a vincere 3 partite consecutive nella stagione regolare. Nello scorso campionato gli Ofantini ci riuscirono solo ai playoff. L'altra buona notizia riguarda il feeling con il gol di Malcore ed Andrea, rete della doppia cifra per il primo, sesto centro in campionato per il secondo. Sotto l'aspetto realizzativo stiamo lavorando bene. Ora c'è ancora qualcuno che è in ritardo, ma se ben vengono i gol adesso di Malcore, di D'Andrea, ma poi arriveranno anche quelli, come già è successo, di D'Ausilio, e spero anche presto quelli di Vito Lenetti, come anche degli altri giocatori. Noi dobbiamo cercare di fare il più possibile per portare i giocatori a riempire l'area di rigore e creare le situazioni giuste per realizzare tutto quello che spesso creiamo. Quindi sotto questo punto di vista la squadra sta facendo veramente bene. Cerignola ottavo in classifica per la prima volta, con un significativo più 5 sull'11° posto in graduatoria, e domenica al Monterisi c'è lo scontro diretto con il Sorrento, fischio d'inizio previsto alle ore 20:45.